nessun serio problema per la sicurezza della città. Ha tranquillizzato i cittadini il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, presente alle manovre di attracco della Costa Magica, la nave lunga 272 metri di costa a crociere con a bordo 130 membri dell'equipaggio positivi al coronavirus. Il colosso, scortato dai mezzi della Guardia Costiera e delle Fiamme Gialle, è approdato alle 8.30 alla banchina 19.20 del porto. Inizialmente la nave ospitava oltre 1.000 persone, parte delle quali già sbarcate a Miami. A bordo sono rimasti in 617, di cui 44 italiani, che ora non potranno né entrare in città né avere alcun contatto con chi è presente all'interno dello scalo dorico. Inoltre sono già attivi un sistema di videosorveglianza con 4 telecamere e un servizio di guardiani sotto bordo. Nessuno scenderà a terra e nessuno ci avrà modo, neanche per sbaglio, di poter contagiare qualcun altro. Mano a mano che verranno fatte le verifiche, le persone che risulteranno non positive o comunque sicuramente non contagiose verranno fatte sbarcare, ma non alla spicciolata in cui ognuno può, anche senza volerlo, disperdersi per la città. Verranno, mi si passi il termine perché parliamo di persone, verranno impacchettate da Costa Crociere a sua cura e a sue spese a bordo, a piede nave, diciamo così, e portati alle destinazioni a casa loro. Peraltro questa è la 12ª nave della Costa Crociere che rientra in Italia e che era stata sorpresa come le altre dalla pandemia in giro per il mondo. Un porto è un porto e accoglie le navi. Sui 130 contagiati è poi intervenuto il direttore dell'Asur Marche, Nadia Storti. Si tratta di personale giovane, ha precisato, quindi meno a rischio. Sono risultati positivi ad un test rapido, poco attendibile. Abbiamo visto che si tratta di persone che in questo momento non hanno nessun sintomo. Quindi la fase acuta che hanno avuto in passato si è decisamente risolta. Tutti i passeggeri sono stati, quelli risultati positivi, isolati nelle cabine esterne, non hanno avuto più contatto con il resto dell'equipaggio, addirittura il pasto è stato somministrato nella propria cabina, quindi non ci aspettiamo dei grossi problemi da un punto di vista sanitario. Lo screening verrà fatto tenendo conto proprio del tempo necessario per farli rimbarcare, in modo tale che non rimangano il meno possibile all'interno della nave. Questa mattina è stato effettuato un primo sopralluogo per valutare la situazione sanitaria. Domani poi avrà inizio l'attività dei tamponi. Occorreranno 12-24 ore al massimo per processare i test nel corso di ogni giornata. Io non credo che Ancona e gli anconetani avevano il coraggio di girare la faccia dall'altra parte. E ci siamo presi delle responsabilità, logicamente, assolutamente dentro le regole, assolutamente dentro la sicurezza, assolutamente dentro la rassicurazione per tutti. Sono navi italiane dentro un problema mondiale, hanno bisogno di essere in qualche modo riportate a casa e soprattutto i lavoratori riportati a casa.